Prima di iniziare il discorso della stregoneria, dobbiamo comprendere innanzitutto qual è il concetto dell'uomo, qual è la relazione fra l'uomo e il mondo che esiste in questo momento. In questo momento il concetto portante, il concetto di relazione fra l'uomo e il mondo è il concetto voluto e manifestato dal monoteismo. E in che qualità questa relazione fra l'uomo e il mondo è manifestata dal monoteismo? Bene, io vi leggo esattamente qual è quella relazione partendo dalla Bibbia dei cristiani. Ed è esattamente Genesi 1:26. In termini spicci viene chiamata la prima creazione. Chi ha si è letto la Bibbia di solito cosa fa? La prima cosa che si legge è la Genesi, dopodiché difficilmente va avanti a leggersi queste obriosità. Ebbene, nella Genesi della Bibbia noi abbiamo due creazioni. Però la prima ci interessa per il nostro discorso, la seconda ci interessa per ben altri discorsi, ma questo non è l'argomento, diciamo così, che trattiamo adesso. E si tratta esattamente della Genesi 1:27. Attenzione, sentite un po'. Il Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Lo creò maschio e femmina. E Dio li benedisse e disse loro: prolificate, moltiplicatevi e riempite il mondo, assoggettatelo e dominate sopra i pesci del mare e su tutti gli uccelli del cielo e sopra tutti gli animali che si muovono sopra la terra. E Dio disse ancora: ecco, vi do ogni pianta che fa seme su tutta la superficie della terra e ogni albero fruttifero che fa semi. Questi vi serviranno per cibo. E questo passo della Bibbia in realtà è il passo della Bibbia fondante, quello che è il monoteismo. L'uomo, per volontà del Dio padrone, viene prima di tutto separato dal mondo, cioè l'uomo è una cosa, gli animali, i microrganismi, gli uccelli, i pesci sono un'altra cosa, e questa è la prima operazione che fa il monoteismo. L'uomo è immagine di Dio, è immagine di Dio, è stato creato, mentre invece gli animali no. Ed è la prima separazione che viene fatta. La seconda separazione che viene fatta è l'uomo viene demandato dal padrone assoluto creatore dell'universo ad essere il padrone di tutti gli esseri del pianeta e di dominarli. Assoggettatelo e dominate sopra i pesci del mare e su tutti gli uccelli al di sopra e sopra tutti gli animali che si muovono sopra la terra, cioè assoggettali, dominali. L'uomo che per mandato di Dio possiede le cose. E questa relazione che viene imposta dalla Bibbia è il motivo dominante che ha condotto la storia per 1600 anni. Dopodiché è vero che la storia è cambiata, ma per cambiare la storia, per cambiare quella relazione, la relazione fra l'uomo e il mondo, sono stati necessari degli sforzi immani, dei casini immani e degli immensi problemi. La stregoneria era consapevole di questo e ha sempre agito per riportare le cose nel giusto ordine. Però, quali sono le cose nel giusto ordine? Esattamente il contrario di queste due direttive. Uno,
L'uomo non è separato dagli altri animali, non è separato dalle piante, non è separato dal pianeta, dalla terra. 2. L'uomo non domina, né può dominare nulla, al massimo può distruggere. E questi 2 presupposti fondamentali della stregoneria sono i presupposti, oggi come oggi, anche della scienza. Pertanto, per riuscire a capire come l'uomo non domina assolutamente niente, al massimo distrugge, distrugge, torno a ripetere. Secondo, che l'uomo non è separato dal mondo, non è separato dal pianeta, è necessario riuscire a ricorrere alla scienza proprio per dimostrarlo. Anche perché se l'uomo è immagine di Dio, naturalmente questo gli ebrei lo hanno scritto nel 600 a.C., quando erano prigionieri a Babilonia, no? Ma il problema grosso è che nel DNA dell'uomo c'è quasi tutto il DNA della mosca, della frutta, c'è quasi il 98% del DNA in comune con lo scimpanzé, abbiamo DNA in comune con i pesci. Abbiamo il DNA, cioè la struttura fondamentale, cioè quella che ci fa essere uomini, con le piante. Abbiamo la struttura del DNA in comune con tutti gli animali. E sulla stessa struttura del DNA, la stessa, torno a ripetere, struttura del DNA, avvengono delle mutazioni, delle variazioni che portano alla diversificazione delle specie. E allora, se abbiamo esattamente la stessa struttura del DNA, gli uomini che hanno gli animali, che hanno altri animali, dovremmo concludere, e dobbiamo concludere, che l'uomo è all'interno della natura, non è separato da essa. È solo una variabile di un insieme. E attenzione, la scienza ci dice qualcos'altro. Cioè, quelle strutture di DNA che manifestano degli individui, e questi individui sono funzionali al loro ambiente, sono strutture DNA stabili. Cioè, noi ogni tanto, guardando i documentari, per esempio, della vita degli animali, per esempio, veniamo a sapere, adesso sparo là un dato, datemelo buono a spanne, che lo squalo, che ha una parte del DNA in comune con gli uomini, è in quella forma da centinaia di milioni di anni. Cosa significa? Significa che i figli dello squalo erano talmente perfetti da non dover subire mutazioni. L'uomo invece è una delle forme più recenti. Cioè praticamente la discendenza, i progenitori dell'uomo non erano perfetti, non erano adattati perfettamente al loro ambiente. E la struttura del DNA dell'uomo ha dovuto mutare per trovare finalmente un sistema di adattamento, cioè una struttura del DNA che fosse stabile al punto tale da far vivere la specie. Pertanto, rispetto a molti animali della natura, noi siamo messi veramente male dal punto di vista della vita. E siamo messi talmente male da portare degli individui a pensarsi ad immagine e somiglianza del Dio padrone e creatore, che avrebbe fatto loro così belli e così bravi e così brutti invece tutti gli altri che vanno dominati e sottomessi. C'è qualcosa che non va, eh? C'è un po' di malattia in tutto questo. E allora proviamo un attimino a darci un'occhiata su questo punto di vista.
ad alcuni articoli di giornale, alcune osservazioni scientifiche che al di là che possono essere variate, possono anche mutare in alcuni aspetti, restano comunque dei motivi conduttori. Allora, dalla Repubblica del 30 agosto 2004 abbiamo microorganismi molto altruisti. I microorganismi sanno riconoscere gli amici dai nemici, sono generosi con i primi, contro i secondi erigono barriere. I batteri hanno una vita sociale intensa. La rivista Nature riferisce di un curioso esperimento. Quando si trovano in colonia con i loro cugini, batteri con DNA simile, secernono proteine utili, siderofori, e le immettono nell'ambiente. Così anche i batteri circostanti possono usufruirne, fenomeno che cessa quando nella colonia vengono immessi batteri estranei. Ora, questo che vi ho letto sui microorganismi, parliamo di microorganismi, parliamo di batteri, non vi sembra che sia piuttosto simile al comportamento di una società umana? Allora, tolte le prerogative, no? Questi sono batteri, noi siamo mica batteri, noi siamo uomini, no? Cioè, mica siamo batteri. Ma non vi sembra che il comportamento sia assonante? E se voi pensate che un corpo umano non è altro che una struttura micocondriale, cioè una struttura fatta da batteri modificati per stare insieme e per costruire una struttura che proprio io sono Francesco, io sono Claudio, io sono Alberto, io sono Anna, io sono Rosanna. Cioè, non vi sembra che ci sia una forza che spinge ad associare, una forza che spinge a conflittuare? Cioè, non vi sembra che ci siano delle analogie fra il comportamento dei batteri che io ho letto e il comportamento umano? Proviamo ancora ad andare avanti. E dai batteri passiamo alle formiche. Dal Gazzettino del 13 agosto 2004. Il segreto delle formiche? Australia questa. Vanno d'accordo tra loro. Secondo una ricercatrice dell'Università di Melbourne in Australia, Elissa Sur, il moltiplicarsi a livello mondiale del numero delle formiche dipenderebbe dal modo in cui nel corso degli anni questi insetti hanno mutato il loro carattere. Invece di essere altamente aggressivo fra loro, hanno deciso di vivere in armonia, invadendo soprattutto le città, dato che le zone rurali creano loro più problemi di sopravvivenza. E questa è un'osservazione fatta in relazione alle formiche. Ma non vi sembra che vi siano delle analogie anche col comportamento umano, dove si cerca di andare a vivere laddove ci sono meno problemi, laddove le situazioni sono meno conflittuali? È vero che fra gli uomini invece siamo intelligenti, cioè noi uomini siamo molto più intelligenti, no? Quando c'è una situazione conflittuale, mandiamo i bombardieri, costruiamo trincee, piazziamo le mitragliere e risolviamo in questo modo i problemi. Non è che le formiche non siano in grado di risolverli in questo modo i problemi. Infatti, normalmente quando sono in campagna e due formicai si incontrano, se le suonano a sangue, cioè se si massacrano. Però a volte non, ritengono che magari non è vantaggioso massacrarsi, non è economicamente funzionale per la colonia. E allora decidono nuove strategie, diverse strategie per risolvere i loro problemi. È vero che non hanno i bombardieri, però hanno l'acido formico.
E non è che con l'acido formico non lo sappiano usare come se non fosse un'arma da guerra le formiche. Però chiaramente davanti a dei problemi grossi scelgono strategie diverse che non aggredirsi e massacrarsi, cioè mica sono scemi. Un po' rifletteteci un attimino rispetto alla società degli uomini. Beh, quella che vi ho detto, ve l'ho già detta l'altra volta, è il discorso sulla formica maestra, no? Cioè, su quella formica che praticamente insegna a un'altra formica il percorso dove andare a prendere il cibo e come prenderlo. Ebbene, questo sta a dimostrare che esiste una struttura culturale all'interno delle formiche, cioè esistono dei rapporti e delle relazioni che sono molto più simili agli uomini di quello che noi pensiamo. Però, stiamo attenti, quando dico che ci sono delle relazioni simili agli uomini, non voglio proiettare il carattere umano sopra le formiche, dire le formiche fanno come l'uomo, no, voglio dire che tutti gli esseri della natura, dai batteri alle formiche, agli alberi, agli uomini, ai leoni, ai scimpanzé, a tutto quello che vuoi, ai pesci, agli uccelli, sono attraversate dalle stesse tensioni e dalle stesse forze, forze che inducono ad espandersi e forze che inducono alla trasformazione. È questo che ci sta a dimostrare, che ci stanno a dimostrare queste osservazioni. Ed essenzialmente quello che noi come esseri umani dobbiamo incontrare nell'altro, e questo è un punto fondamentale nella stregoneria. E peraltro, intendo i batteri, intendo le formiche, ma dopo andrò ancora più avanti, poi scimmie per esempio, un esperimento a Yale, all'Università di Yale. E quello che noi dobbiamo trovare nei batteri, nelle formiche, nelle scimmie, negli alberi, nei pesci, negli uccelli, è incontrare la loro intelligenza. Perché è questo che l'uomo non è in grado di fare. Cioè l'uomo che è all'interno di una ragione, e la ragione è solo una capacità descrittiva, non è niente di più che una capacità descrittiva, si pensa, o meglio, alcuni cercano di fargli credere di essere di immagine e somiglianza di Dio padrone, gli altri invece non hanno intelligenza, e invece hanno l'intelligenza. E hanno l'intelligenza strategica. Non è fra questi articoli che ho messo insieme ieri lavorando per fare questo discorso che voglio fare. Però ormai anche la stessa scienza non considera più valido quelli che erano le tabelle per il QI, cioè il quoziente di intelligenza, come veniva calcolato, perché più che altro era un quoziente mnemonico, era un quoziente di intelligenza di ordine matematico. Ebbene, ora si è visto che l'intelligenza è formata invece da molti tipi di intelligenza. Esiste un'intelligenza emotiva, intelligenza intuitiva, intelligenza visiva, cioè esistono vari tipi di intelligenza, anche di sensibilità sociale, che è un tipo di intelligenza che è sempre stato negato nella sua realtà. Cioè in pratica l'intelligenza, esistono tanto vari tipi di intelligenze, ma l'intelligenza si esprime come capacità del soggetto di risolvere i problemi nel mondo in cui vive. Ora, capite bene che a un battere non gliene frega niente di risolvere la radice quadrata della somma o del prodotto dei cateti per trovare l'ipotenusa, cioè di Pitagora, non gliene frega niente. Per cui non è quello il problema che l'intelligenza del battere deve andare a risolvere, perché non gliene interessa. Cioè, sono altri tipi di problemi che il battere deve risolvere e ha altri strumenti per risolverli. Ma questo non significa che non abbia intelligenza, significa semplicemente che è organizzato in maniera diversa da noi. Ma essere diversi da noi non significa non essere intelligenti. Tant'è
che se voi prendete un essere della natura, un essere umano, prendete Giovanni è una colonia di batteri, cioè una colonia di batteri che hanno pensato di mettersi assieme per avere delle migliori condizioni di vita, e questa colonia di batteri si chiama Giovanni, che è il prodotto dell'intelligenza dei batteri micocondriali, micocondri che si chiamino, che si sono trasformati proprio per permettere a Giovanni di vivere. Dopodiché Giovanni vive grazie all'intelligenza di qualche chilo di virus che c'è fra il suo stomaco, nel suo sangue, nei suoi muscoli, eccetera. Cioè qualche chilo, cioè una cosa estremamente consistente di virus che sono altrettanti esseri intelligenti e che hanno la capacità anche di modificare la struttura del DNA. Modificano se stessi per adattarsi all'ambiente, hanno strategie di sopravvivenza. È stato scoperto il virus dell'AIDS, che addirittura si maschera per truffare una cellula. In pratica strappa un pezzo di DNA da un'altra parte, se lo mette in testa e con quel pezzo di DNA che si mette in testa riesce a penetrare una cellula che non lo farebbe entrare. Perché? Perché riconosce il DNA che è suo, insomma, strappato da un'altra parte. Pertanto esistono tutta una serie di strategie che, guarda caso, noi quelle strategie oggi come oggi le osserviamo anche nei virus, cioè negli esseri più infinitesimali che conosciamo, insomma, per il momento, e riconosciamo in quelle strategie, cioè in quella forza della trasformazione dell'esistenza, le stesse strategie umane. L'articolo questo è Scimmie a scuola di capitalismo, reagiscono da umani, New York. Scimmie Ayale a scuola di capitalismo in un laboratorio della celebre università, un economista americano ha insegnato a sette primati il valore del denaro. Kate Chen, 29 anni, ha usato le scimmie cappuccine, considerate fra le più intelligenti. Hanno un piccolo cervello concentrato su bisogni elementari come cibo e sesso, ha spiegato Chen al New York Times. Sfruttando questo principio, ha dato ad ogni cappuccino una moneta, un disco argentato e forato in mezzo di 2 cm di diametro, e dopo alcuni mesi le scimmie hanno capito che i dischi servivano ad acquistare il cibo desiderato. Quindi Chen ha introdotto sbalzi dei prezzi. E nella ricchezza, un ribasso del costo delle caramelle spingeva le scimmie a prenderne di più, il più possibile, con una reazione simile a quella umana. Poste di fronte a un gioco tipo lascia o raddoppia, con tiro della monetina, le cappuccine reagivano in base alla legge economica dell'avversione alla perdita. I dati generati dalle cappuccine, ha detto Chen, lo rendono statisticamente indistinguibili dai pescecani di Wall Street. Questo è un articoletto apparso su Il Gazzettino del 6 giugno del 2005. Cioè, non è che i grandi geni del mercato della finanza abbiano qualcosa di diverso dalle scimmie, eh? Hanno mezzi, se vogliamo, ma non hanno né un'intelligenza né una preparazione diversa da quelle che possono avere le scimmie. Per cui riflettiamoci nel nostro rapporto fra noi e il mondo, ma andiamo ancora avanti. E questo è un articolo dalla Repubblica, mercoledì 19 ottobre 2005. Voi sapete che da quando Lorenz ha aperto la strada per lo studio degli animali, ha aperto una strada diversa, cioè non si studiavano più gli animali come si studiava una volta, vivisezionandoli o vedendogli la forma e immaginando, ma si è cominciato a studiare il comportamento degli animali. E dal comportamento si deduce ciò che sono gli animali. Come si fa a sapere che l'uomo è intelligente? Poca fatica. Tutti noi ci consideriamo uomini o donne. Certo, ognuno di noi pensa di essere intelligente e dunque proietta sull'altro l'intelligenza. Ma come si fa a sapere che uno è più intelligente dell'altro o ha delle preparazioni specifiche diverse? È semplice.
fa delle azioni diverse dagli altri, cioè la sua intelligenza si manifesta attraverso le sue azioni. Allora, quando noi osserviamo che un individuo pensa delle cose che noi non avremmo pensato e risolve dei problemi che noi non saremmo stati in grado di risolverli, diciamo che quella persona è intelligente. E allora, se noi osserviamo delle azioni degli animali e vediamo gli animali che risolvono i loro problemi, dobbiamo necessariamente dire che gli animali sono intelligenti. C'è stato un documentario che ho visto qualche tempo fa ed era relativo a un albero di tasso. Voi sapete, se non sapete ve lo dico io, che i pagani celti, quando moriva una persona, sto parlando dell'Inghilterra e dell'Irlanda, dopo averlo seppellito sopra la tomba, piantavano un albero, quasi sempre un albero di tasso. Ebbene, un albero di tasso era cresciuto su questa tomba e il documentario ha fatto la storia delle trasformazioni che ha avuto la zona e che ha avuto anche quest'albero, che naturalmente diventando un punto di ritrovo dei Celti come luogo di culto, è stato inglobato all'interno di una chiesa cristiana. A un certo punto questo tasso è stato colpito da un fulmine che lo ha spaccato in due, e la spaccatura del fulmine l'ha portato a marcire dentro il tronco. Cioè, praticamente il tasso al suo interno, quest'albero, stava morendo perché il marciume lo stava distruggendo. Cosa ha fatto questo albero di tasso? Ha preso un ramo. È figurativo, che io dico preso, perché io sono una persona, per cui dico preso un ramo, in realtà non l'ha fatto così. Un ramo si è piegato su se stesso, è penetrato all'interno del tronco, è penetrato nella terra, ha messo le radici e quel ramo è diventato il nuovo tronco. Cioè, una capacità, del genere non dimostra soltanto il fatto che le piante hanno un DNA di riserva, cioè hanno qualcosa che sanno utilizzare in maniera diversa da noi, ma significa anche l'esistenza di una capacità progettuale, cioè la capacità di ripiegare su se stessi per continuare ad esistere. Ed è un vero e proprio atto di volontà. Ed è manifestazione di intelligenza. Ebbene, da invece la Repubblica di mercoledì 19 ottobre 2005 ci dice: batte un cuore nella fattoria degli animali. Maiali, galline, pecore e capre, anche loro hanno i sentimenti. È la tesi di un libro. In realtà il mio amico Franco ti direbbe: è inutile che facciano le tesi, è vero, punto e basta. Cioè, in pratica, quelli che sono i sentimenti che abbiamo noi sono sentimenti che ha qualunque animale. Ma è facile dirlo adesso. I stregoni l'avevano già visto ben prima, anche i pagani, perché a molti dei, per esempio, sono associati degli animali. Perché negli animali, i pagani antichi osservavano dei comportamenti che attribuivano poi al Dio, alle divinità. E c'erano dei comportamenti che erano molto simili a quello che è la concezione che l'uomo ne aveva della divinità. Ma per fare questo bisogna osservare gli animali, bisogna capire il loro carattere, bisogna capire il loro carattere generale come specie, e in più il loro carattere individuale come individui, perché tutti sanno che il cane è in grado di mordere, però i cani non vanno mica per strada a mordere tutti. Esistono dei cani che mordono ed esistono dei cani che non mordono. Esistono dei cani che sono affettuosi, esistono dei cani ringhiosi. Esistono molti perché per essere affettuosi. Ed esistono molti perché per essere ringhiosi. Anche l'uomo ha le mani, in teoria,
L'uomo non dovrebbe andare per strada a bastonare le persone, però c'è qualche uomo che lo fa. E allora, cosa ci dice questo articolo qua? Saggezza. Le capre selvatiche sono molto attente a quello che mangiano. Pur di non mangiare cibo avariato, sono disposti a lunghissimi digiuni. Chissà chi gli avrà insegnato alle capre che quel cibo è avariato. Vitelli, giocosità. I vitelli usano segnali per comunicare agli altri che vogliono giocare. Arricciano la coda e la nugginosa e la coda lanuginosa e la agitano da un lato. Lealtà, maiali. Chi vive con i maiali spesso li descrive come se fossero cani, sono intelligenti, leali e soprattutto affettuosi. In molte culture hanno un posto di rilievo. Galli, affettuosità. Quando un gallo trova qualcosa di prelibato da mangiare, chiama la sua femmina preferita con un tono sommesso e una voce particolare. Beh, Franco mi diceva che addirittura un gallo che lui aveva, saliva sugli alberi da frutto e faceva cadere la frutta per le galline. Per cui è un comportamento che è molto delicato, diciamo così, anche dal punto di vista umano. Ci sarebbero molti uomini che dovrebbero imparare molte di queste cose. Ebbene, andiamo ancora avanti, visto che abbiamo parlato anche degli animali da cortile. Anche i pesci provano dolore. Ora la scienza può dimostrarlo. E questo è un articolo sempre della Repubblica del 3 maggio 2003. E parte la polemica tra gli animalisti e i patiti dell'amo. Naturalmente sembra qualcuno che non ha capito niente. Sono stati individuati proprio all'interno del cranio recettori del sistema nervoso. Anche gli organismi unicellulari rispondono agli stimoli dell'ambiente. Se vengono messi in acqua calda, tendono a spostarsi. La reazione è mediata da un meccanismo chimico non nervoso. Il problema è che i pesci, siccome non parlano, noi li ignoriamo. Sappiamo solo osservare il mondo e trattarlo con le parole. Con le emozioni e i sentimenti sembra che noi e il mondo abbiamo un distacco, abbiamo una separazione quasi completa. Allora, andiamo ancora avanti. Sì, dai. Piante come medicine, a scuola dagli animali. Queste erbe spesso sono utili per l'uomo. È tratto dalla Repubblica del 20 maggio 2001. Pianeta America. Un orso bruno mastica le radici di Ligustium porteri e si getta addosso il succo che ha effetti antibatterici. Gli indiani Navajo lo osservano per anni e capiscono che quella pianta ha proprietà utili anche per l'uomo. Pianeta Cuba. Le capre, studiate da Maurizio Grandi, etnofarmacologo di Genova, avevano una forte predilezione per l'erba di una certa zona. Scusate un attimo. Allora. Poi si è scoperto che questa cresceva sulla zeolite, una sorta di argilla. Vediamo un attimino perché è un po' vecchio l'articolo. Una sorta di argilla benefica per lo stomaco. Ora la zeolite è adoperata contro ulcere e gastriti anche in farmaci ufficiali. Molte leggende narrano di animali che sanno curarsi adoperando le piante, ma dalle leggende e dalle sporadiche osservazioni si è ora passati a una disciplina scientifica, la zoofarmacognosia. Michel Hoffman, dell'Università di Kyoto, da anni studia l'uso medicinale di piante da parte dei scimpanzé, che le mangiano per combattere i parassiti, i vermi intestinali, gli stessi che colpiscono gli esseri umani e che sono nocivi per la salute. Per cercare di liberarsene, gli scimpanzé
Gli scimpanzé, ma anche i bonobo e i gorilla in varie zone dell'Africa, inghiottono foglie intere e masticano il midollo amaro di altri vegetali. Le foglie scelte per il primo trattamento hanno la superficie ruvida. Gli animali le piegano e le inghiottono senza masticarle. Hoffman ha spiegato questo uso parlando di effetto velcro. Le foglie, passando intere nell'intestino degli animali, strappano via una parte dei parassiti che vi si annidano con un'azione meccanica. L'altro metodo è la mastificazione del midollo dei rami giovani di alcune piante per ingerirne il succo. La cosa curiosa è che gli stessi vegetali sono usati da vari popoli africani per liberarsi dai parassiti, come l'ameba e la bilharzia. Molti studiosi si stanno avventurando nello studio della farmacologia spontanea. Eloy Rodriguez della Cornell University ha fatto una ricerca su alcuni uccelli della Nuova Guinea che usano foglie con capacità insetticide per tenere lontani i parassiti dai loro nidi. E ora sta indagando con quale scopo curativo i gorilla di montagna mangino i frutti e le tante verdure di cui si nutrono. Wolfman riporta altri esempi che propongono una seria linea di ricerca. Gli animali selvatici in libertà come modello di studio. Un africano, nipote di un guaritore tradizionale, gli raccontò che suo nonno vide un giovane porcospino malato di diarrea e letargico. Cercare e mangiare le radici di una pianta chiamata Mulengelele, la stessa pianta era usata dagli uomini per disturbi analoghi. Ettore Tibaldi, zoologo dell'Università di Milano e consulente di programmi di collaborazione agricola con l'Africa, ricorda che in Madagascar i locali dicevano di aver scoperto le piante medicinali dai lemuri, in particolare una zona dove i turisti offrivano molte banane a queste scimmiette, avevano imparato a mangiare la nervatura centrale di una pianta che ha una funzione astringente. Elisabetta Visalberghi, studiosa di comportamento delle scimmie dell'Istituto di Psicologia del CNR di Roma, cita i macachi giapponesi che mangiano il terreno argilloso. L'argilla può facilitare i processi di detossificazione e riduce l'acidità. Come vedete, noi abbiamo dei comportamenti animali e una conoscenza degli animali che non direi che superiore all'uomo, ma molto superiore all'uomo. Perché se noi dovessimo pensare da uomini, come il monoteismo ci ha insegnato a pensare, che gli animali non parlano e dunque non possono tramandarsi la cultura, significa che gli animali sono perfettamente integrati nel loro ambiente, al punto tale che la cultura è dentro di loro, è parte della loro capacità relazionale con l'ambiente. Pertanto, se noi prendiamo anche questo articolo, vediamo come gli animali sappiano affrontare il loro ambiente con intelligenza. Non diciamo forse che un medico è intelligente quando individua la malattia del paziente e ne cerca i rimedi, se non li ha, li cerca. E allora, perché non diciamo che gli animali sono intelligenti? Cioè, cos'è che ci trattiene dal riferire l'intelligenza solo all'uomo e privare di intelligenza gli animali quando noi osserviamo le stesse azioni negli animali, solo perché l'uomo parla, solo che gli animali comunicano, e questo è il punto. Cioè, la parola in realtà è un metodo per comunicare, è un modo per dire all'altro le cose, ma in fondo ricordiamo, e lo vedremo in seguito, come la parola sia uno dei peggiori sistemi per comunicare e per trasmettere all'altro. D'accordo, qualcuno potrebbe dire, ma la nostra società è complessa. Sì, vabbè, ma sai quanto sono complesse certi sistemi di vita e certe società animali?
Davvero pensi che per essere riuscito a fare un sistema reazione 6 migliore del porcospino che si è trovato la pianta per risolvere il suo problema? Tu non sei in grado di trovare la pianta per risolvere il tuo problema, ma devi andare da un terzo, cioè devi andare da una persona che si è fatta un mazzo tanto e ti dice lei qual è la cura di cui tu hai bisogno. Ma il porcospino l'ha fatto, cioè l'ha fatto lui come soggetto. Cioè, proviamo un po' a rifletterci su questo. E allora passiamo a un altro aspetto della natura, del mondo che ci sta attorno. E questo è un articolo del 13 aprile 2004, sempre la Repubblica, e dice: una ricerca dell'Università di Torino svela i segreti del mondo vegetale. C'è continua comunicazione. Ripeto, c'è continua comunicazione. Ma allora scusate, la comunicazione non è semplicemente attraverso le parole, ma esistono altri tipi di comunicazioni. Ma se c'è comunicazione, significa che c'è un soggetto che dice delle cose a un altro soggetto. Ma è più importante il fatto che siano quelle cose dette con le parole, o è più importante che ci sia la necessità di un soggetto di dire delle cose a un altro soggetto a cui quelle cose possono venire utili? È più importante la comunicazione in sé che rivela l'intelligenza, o rivela l'intelligenza il mezzo con cui noi comunichiamo? Provate a riflettere. Se io ho delle cose da dire, uso le parole per dirle, ma le parole non sono un oggetto in sé, le parole sono un mezzo che io uso per dire delle cose perché ho la necessità di dirle. Allora, è la comunicazione che manifesta, che dice che io sono intelligente, non il fatto di usare le parole. C'è uno dei più grandi scienziati americani che sta morendo, se non è morto. Hawkins, che ormai è ridotto su una sedia a rotelle, paralitico completamente, credo che si muova soltanto e comunichi solo con un battere di ciglio o roba di questo genere. Adesso non vorrei dire, però più o meno siamo a quei livelli. Ebbene, è più importante le sue analisi, le sue ricerche, le sue teorie, o il fatto che abbia la parola per dirle? Perché dopo con i mezzi elettronici, con i mezzi scientifici, ciò che è il suo batter di ciglia viene trasformato in parole. Ma se lui non avesse le cose da dire, non ci sarebbero nemmeno i mezzi per farlo. Allora, ciò che rende intelligente una persona, cioè ciò che qualifica un soggetto intelligente, è il fatto che quel soggetto comunichi, quel soggetto risolvi i problemi, quel soggetto abbia delle idee, quel soggetto trasmetta le cose, quel soggetto risolve i problemi della propria esistenza. E che il soggetto che risolve i problemi della propria esistenza sia intelligente, non è necessaria la dimostrazione, è necessario ognuno di noi, cioè ognuno di noi è la dimostrazione fattiva e reale che ogni soggetto è intelligente, perché dentro di noi c'è il rettile che eravamo, c'è il topino che eravamo, c'è la scimmia che eravamo, c'è il battere che eravamo. E vuoi dire che mio nonno, quando era un battere, non era intelligente? Si è fatto un mazzo tanto per riuscire a costruire quella qualità di vita. Ha usato strategie, è stato un numero forse infinito di volte sul rischio di scomparire, sul rischio di fallire, eppure ce l'ha fatta. Cioè, questo è che voglio farvi comprendere, come in realtà quando noi usiamo il termine intelligente, non definiamo semplicemente l'uomo, ma definiamo tutta una serie di forze e tutta una serie di tensioni che attraversano gli individui
ogni individuo di qualunque specie della natura e questi individui la riversano nel loro ambiente. È questo che possiamo considerare come intelligenza, non tanto l'uso della parola. Anche le piante soffrono un profumo per lanciare l'SOS. Nessuno sa se il prezzemolo soffra o il basilico gioisca, la scienza non l'ha ancora dimostrato, ma che alcune piante siano in grado di percepire una minaccia e di difendersi dai loro nemici è un dato appurato. La scoperta dei biologi dell'Università di Torino, che dopo 3 anni di esperimenti hanno dimostrato che le piante sentono il pericolo e i denti di chi le divora. Non solo, riescono persino a mandare un SOS alle piante vicine. Condannate da sempre all'immobilità, i vegetali hanno sviluppato col tempo meccanismi di difesa alternativi alla fuga. Quando un bruco morde una foglia, il segnale elettrico che si sprigiona nelle cellule della pianta è diverso da quando si fa un taglio con le forbici, spiega Massimo Maffei, direttore del Dipartimento di Biologia dell'Università di Torino. Non appena percepiscono la saliva del bruco, le piante attivano dei geni che producono una sostanza volatile, una specie di profumo di lavanda che attira sciami di vespe. L'esercito in soccorso della pianta punge i malcapitati iniettando loro delle uova che, schiudendosi, faranno esplodere i bruchi, e quando le piante vicine sentono l'odore sono indotte a produrre il profumo che richiamerà le salvatrici. La scoperta è stata pubblicata su Plants Psychology, che è l'organo dell'American Society of Plant Biologists. A condurre le ricerche, oltre al team di scienziati coordinato da Massimo Maffei, il gruppo tedesco Wilhelm Boland del Max Planck Institute di Jena. Il fagiolo di Lima è il protagonista di queste ricerche, anche se gli studiosi hanno dimostrato che le stesse reazioni di difesa le mettono in moto anche sui borlotti, sul mais e altre specie. Lo studio mira a scoprire i meccanismi di difesa delle piante per arrivare all'uso, anziché di fitofarmaci, di sostanze naturali, eccetera, eccetera. Io ci rifletterei ancora anche su questo, no? Cioè, anche con le piante, io ho poco da dire. Le piante parlano, le piante dicono, le piante mandano emozioni, le piante hanno intelligenza. Sono affermazioni che io faccio, affermazioni dovute alla mia capacità di percezione, quello che è le piante. Però questo sarebbe a dire alle persone, in verità ti dico, e questo non è più accettabile oggi come oggi. Però per fortuna ci viene incontro nuovi modelli di ricerca scientifica che ci fanno comprendere come il mondo attorno a noi sia un insieme intelligente, sia un insieme di tensioni che portano all'espansione e che portano all'infinito. Proviamo un attimino a passare dalle piante a un altro tipo di reazioni emotive che spesso si attribuisce soltanto all'uomo. La scoperta di neuroscienziati USA. I ratti producono suoni modulari simili a un cinguettio. L'orecchio umano non può sentirli, ma il computer sì. Anche i topolini cantano. Cantano per amore. Intonano vere e proprie serenate le femmine. E i delfini fanno il karaoke. Se l'orecchio umano fosse in grado di sentirlo, potrebbe scambiare quel canto per un dolce cinguettio di un passerotto. Ma l'autore della musica e del vocalizzo è il maschio del topo, il quale ha dimostrato di saper cantare in modo molto melodioso, anche se con una frequenza così elevata che l'orecchio umano non è in grado di percepire i suoni emessi. Se si volesse ascoltare la melodia, è necessario abbassarla di almeno 4 ottave. Con questa scoperta, i topi si uniscono all'esclusivo gruppo musicale di animali
che sanno cantare, quali gli uccelli, i delfini, le balene, i gibboni e alcuni insetti. E proprio recentemente si è anche scoperto che almeno una specie di uccelli canta in coro, che i delfini intonano Batman e che i canarini imitano i canti di altri uccelli. La scoperta che i topi emettono melodie giunge da un gruppo di neuroscienziati, Tim Holly e Zhongsheng Kuo, della Washington University School of Medicine del Missouri, USA, i quali sono stati in grado di registrare una complessa struttura di suoni che i topi possono emettere anche per diversi minuti. Ciò accade quando producono feromoni sessuali per richiamare l'attenzione del sesso opposto. Inizialmente i due ricercatori avevano come obiettivo quello di verificare come i maschi si comportano quando producono i feromoni che rilasciano nelle urine, registrando immagini e suoni da loro emessi. Il nostro interesse si concentrava sui meccanismi che scattano nei cervelli dei ratti quando essi producono feromoni, ma abbiamo notato che i suoni erano singolari e così abbiamo concentrato su di essi la nostra attenzione, spiega Holly, che ha pubblicato la ricerca su Public Library of Science Biology. I ricercatori si sono accorti che a volte i suoni si alzano di tono per sparire all'orecchio umano. Li hanno così registrati con un computer, successivamente li hanno abbassati e rallentati per essere uditi. Appena ascoltati ci sembrava una melodia e devo dire che la pensiamo così anche adesso, ha spiegato Holly. Quella che controlla il canto si cercherà di capire l'importanza e il ruolo che ha quest'ultimo negli animali. Al momento non sembra che i topi sappiano cantare in coro, cosa che invece sanno fare gli scriccioli delle foreste di bambù dell'Ecuador, lo ha scoperto Peter Slater dell'Università di Saint Andrew, Scozia, che ha pubblicato lo studio di un articolo comparso sulla rivista Biology Letters. Spiega Slaters: questo uccello possiede il canto più complicato del mondo animale, uomo escluso, ma a differenza di molti altri uccelli che sanno cantare solo in duetto o in coro, lo scricciolo canta in entrambi i modi, con melodie straordinariamente complicate, ben coordinate e precise. Ai cori possono far parte fino a 7 esemplari con maschi e femmine, che di volta in volta contribuiscono a parti differenti. Tutti gli uccelli cantano fino a 20 gruppi di ritornelli, anche se un paio di minuti alla volta, e sono così coordinati da seguire precisamente una sequenza, per esempio A, B, C, D, come se a cantare fosse un unico esemplare. I maschi cantano le strofe A e C, le femmine B e D. Nella scala degli animali che più di altri è vicino all'uomo vi è senza dubbio il delfino, perché si è recentemente scoperto che essi sono in grado di riconoscere il ritmo e la melodia di un pezzo musicale e di riprodurli. Lo ha dimostrato Heide Harley del New College of Florida di Sarasota, USA, che ha presentato il suo lavoro al recente convegno dell'Acoustical Society of America. Il ricercatore ha dimostrato che è riuscito a far imparare al delfino non solo il ritmo del grido Batman dell'omonima canzone della serie televisiva Batman, ma anche a farlo riprodurre all'animale. Se confermato, sarebbe la prima volta che un non umano dimostra l'abilità di discriminare il ritmo musicale. È sempre in coda all'articolo, che vi ricordo che è un articolo della Repubblica del 2 novembre 2005, c'è: gli scimpanzé parlano fra loro di cibo. E questo non ve lo leggo. In pratica, cos'è che noi stiamo scoprendo un po' alla volta? Stiamo scoprendo che gli animali parlano, le piante parlano, l'uomo parla. Sì, è vero, a volte siamo sordi al loro parlato, no? Magari a volte non abbiamo neanche gli strumenti per riuscire a riconoscere che loro parlano. A volte siamo troppo pieni di noi stessi per renderci conto che loro stanno parlando. Però è così. E se noi riprendiamo in mano un attimino il discorso
fatto dai monoteisti, fatto dalla Bibbia, che dice: il Dio creò l'uomo a sua immagine, l'immagine di Dio lo creò maschio e femmina. E Dio li benedisse e disse loro: prolificate, moltiplicatevi, riempite il mondo, assoggettatelo e dominate sopra i pesci del mare, su tutti gli uccelli del cielo, sopra tutti gli animali. Mi spiegate a questo punto che senso ha? Cioè, che senso ha dominare ciò di cui si è parte? Che senso ha possedere ciò in cui si potrebbe vivere all'interno? Che senso ha che io mi ritenga padrone di chi ha la mia stessa struttura del DNA, cioè la mia stessa forma base, magari un po' più corta, magari un po' più lunga, però è sempre la stessa struttura del DNA? Cioè, che senso ha a quel punto se non per chiudere le mie orecchie, per tappare le mie orecchie ai suoni del mondo, per separarmi dal mondo? Perché allora non è il Dio monoteista che ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, separandolo dagli altri, uccelli, pesci, animali, piante, ma è chi ha tappato le orecchie dell'uomo che lo ha separato dagli animali, dalle piante, dei pesci, e gli ha messo nella testa l'idea che lui è superiore, e lo ha fottuto, perché questa è la realtà. Gli ha tappato le orecchie, gli ha chiuso gli occhi, gli ha messo in testa l'idea di essere superiore al mondo, e in realtà lo ha ucciso. E questo è il senso totale della Bibbia. La Bibbia è la distruzione dell'uomo. Ed è importantissimo che noi riusciamo a capire questo, perché altrimenti, torno a ripetere, non si comprende la stregoneria. Cioè, non si comprende perché gli stregoni e perché le antiche religioni consideravano gli animali, l'acqua, il sole, le piante, la terra e gli uomini attraversati dalle stesse tensioni, attraversati dagli stessi dei. E nelle piante, negli uomini, negli animali, nel mare, nella terra, nel sole, vedevano gli dei. Perché in realtà tutto questo è unito, tutto questo è un insieme. E non si può separare una singola parte da un insieme pensando che questa parte sia diversa dall'insieme. Non si può separare la specie umana dalla natura. La specie umana non vivrebbe senza la natura. La natura potrebbe vivere senza la specie umana. Per cui possiamo essere un peso, se vogliamo, per la natura. Ma la natura non può essere un peso per noi. Proviamo ancora ad andare avanti, perché tutto questo ci riporta alla visione della stregoneria, a questo immenso mare, in questo vortice della vita, immenso vortice della vita, in cui non solo le specie, ma anche i singoli individui di ogni singola specie nuotano, costruiscono se stessi e percorrono quello spazio che va dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico. Perché alla fine la vita è tutta là, cioè si nasce e si muore. Noi possiamo soltanto decidere, anche quando morire se vogliamo, ma possiamo decidere come percorrere questo spazio che va dalla nascita alla morte. Là noi, all'interno di questo spazio, possiamo esercitare la nostra intelligenza, le nostre strategie, possiamo esercitare la nostra magia, oppure possiamo ucciderci un po' alla volta. E non è noi come esseri umani, ma noi come esseri della natura, che vale per il virus, vale per il batterio, vale per l'albero e vale per il gorilla. Da un articolo della Repubblica del 5 ottobre del 2005, le foto dimostrano che la capacità di creare strumenti non è una prerogativa solo degli uomini.
il bastone da passeggio del gorilla. Così cammina l'evoluzione. Alcuni esemplari hanno dimostrato senso artistico di saper comunicare. Tutto ciò ci deve far capire che non siamo i padroni del mondo, ma dobbiamo coabitare. Torno a ripetere la frase perché è una frase che risponde alla follia della Bibbia dei cristiani. Tutto ciò ci deve far capire che non siamo i padroni del mondo, ma dobbiamo coabitare. È un articolo della Repubblica del 5 ottobre del 2005, e mentre la Bibbia dei cristiani dice riempite il mondo, assoggettatelo e dominate sopra i pesci del mare e su tutti gli uccelli, l'articolo della Repubblica, osservando gli animali e osservando la loro capacità di usare gli strumenti, dice tutto ciò ci deve far capire che non siamo i padroni del mondo, ma dobbiamo coabitare. Naturalmente le persone possono dire ma io voglio essere padrone del mondo, voglio dominarlo. E molte persone svilupperanno nella loro testa questa idea di dominio del mondo, di voler dominarlo, di esserne i padroni. Molte persone. E abbiamo visto nella storia quanti disastri queste persone hanno combinato. Si chiama sindrome da onnipotenza. Mentre invece, se riconosci nell'altro l'intelligenza, se nell'altro riconosci la volontà, la capacità di adattamento, la capacità di trasformazione della vita, allora quando riconosci questo ci deve far capire che non siamo i padroni del mondo, ma dobbiamo coabitare. E così, passando alla Repubblica del 27 ottobre del 2005, scopriamo Londra. La ricerca della Essex University conferma una credenza. Anche gli elefanti piangono. Così i pachidermi onorano i loro morti. La leggenda, secondo cui esistono cimiteri degli elefanti, in cui le creature della savana si riuniscono per commemorare i defunti, ha trovato una conferma scientifica. Uno studio triennale condotto in Africa da ricercatori della Essex University, pubblicato sulla rivista Biology Letters della Royal Society, rivela che gli elefanti danno grande importanza ai morti e che si sentono spinti a toccarne delicatamente le ossa di esemplari deceduti con la proboscide e le zampe. Quando trovano i resti di uno di loro, dice la dottoressa Karen McComb del Daily Telegraph, gli elefanti ci girano intorno compiendo uno stretto cerchio con le orecchie e la testa abbassati, mostrando tensione. Quindi toccano e odorano la carcassa. Se ci sono ancora le zanne dell'animale morto, le raccolgono con la proboscide e le portano via con loro. Tuttavia non sembrano fare distinzione fra il cadavere di un elefante del loro branco o uno sconosciuto. Lo studio conclude che gli elefanti hanno molte caratteristiche similari agli esseri umani, inclusa quella già conosciuta di piangere. La ricerca è stata compiuta dall'Amboseli National Park, Amboseli National Park in Kenya. Bene, provate a riflettere anche su questo. Cioè, noi praticamente abbiamo una parte di espressione di quella che è la natura. La natura nel suo insieme ci comprende tutti, ma non ci comprende semplicemente tutti come numero di specie o come quantità di specie, ma ci comprende tutti per tensioni, per emozioni, per desideri, per bisogni, per modi che abbiamo di affrontare la nostra vita. E queste, ognuna di queste espressioni, che tagliano di traverso ogni specie della natura, si chiamano dei. E questi dei comunicano fra di loro attraverso le loro emozioni. E lo vedremo più avanti, quando faremo gli altri capitolati,
del programma che sto facendo, come in realtà alla base di tutto ciò che noi facciamo c'è la struttura emozionale. La struttura emozionale di ogni essere, la struttura emozionale di tutti gli esseri della natura è in continua simbiosi ed è in continuo mutuo scambio di relazioni e di comunicazioni. È chiaro che se qualcuno invece è diventato sordo al mondo e si pensa creato ad immagine e somiglianza del suo Dio padrone che lo fa padrone del mondo e che deve dominare il mondo, significa che ha chiuso le orecchie al mondo, significa che una parte di lui è morta. Il Gazzettino, 30 novembre 2005, Giappone. Le scimmie parlano con accenti diversi. Ricercatori nipponici dell'Università di Kyoto hanno scoperto che le scimmie hanno grida diverse secondo il luogo dove vivono, un po' come gli accenti dei linguaggi degli esseri umani. Studiando il linguaggio di due gruppi di macachi della stessa specie, hanno infatti rilevato che uno parla con una frequenza di 110 Hz più alta dell'altro. Bene. Allora, siccome ormai la trasmissione volge alla fine e io sono arrivato alla fine del primo capitolo, questa sera dalle ore 19 alle 20 vi farò questioni della vita fetale, il primo mondo della vita. Cioè, in questa prima trasmissione ho voluto portarvi tutta una serie di dimostrazioni di carattere scientifico, cioè sono gli ultimi studi, gli ultimi lavori, avete sentito 2003-2005, e ne ho almeno un altro 150 a casa, solo che ieri ho dovuto lavorare abbastanza in fretta e dopo ho fatto anche quella sciocchezza di dimenticarmi le date, di lasciarmi in casa gli appunti per le date dei dibattiti, per riuscire a selezionare un certo numero di temi che mi permettesse di affrontare questo argomento. Ed è che l'uomo, visto dal punto di vista della stregoneria, non è altro che il prodotto della società, della natura in cui vive. Per cui, se io sono il prodotto della natura in cui vivo, significa che ho dentro di me tutta la capacità per relazionarmi con tutti gli esseri della natura. Cioè il porcospino che trova la pianta che gli serve per curarsi o gli altri animali che lo fanno, non è che lo fanno perché sono andati all'università di Padova a studiare medicina, ma lo fanno perché hanno la capacità di relazionarsi emozionalmente con gli altri esseri e possono comunicare con tutti gli altri esseri, tutti quegli esseri che non si sono tappati le orecchie. Allora, se noi abbiamo dentro tutto questo e abbiamo la concezione di questo, abbiamo una relazione col mondo. Cioè noi viviamo come apprendisti stregoni, come pagani politeisti, viviamo all'interno del mondo, siamo parte del mondo, non lo dominiamo, non vogliamo possederlo, anche perché a cosa ci interessa possedere il mondo? Se l'arco di una vita umana va da 1 a 70 anni, 80, no. Pensate che possedere il mondo possa permetterti di vivere meglio, soltanto se il possesso è il tuo modo di vita, se non hai altri piaceri di relazione col mondo, allora il possesso è il tuo modo di vivere. E allora fai come il frate che va a stuprare le ragazze perché lui non è in grado di avere relazioni. Ma uno stregone, chi pratica stregoneria, un pagano politeista, sa di essere parte del mondo. E sa riconoscere, questo è un aspetto che vedremo più avanti, gli dèi che attraversano il mondo. E sa agire attraverso le emozioni, sa agire attraverso gli dèi per entrare in comunicazione col mondo. Questo primo argomento. Questa sera dalle 19 alle 20 farò questioni della vita fetale, il primo mondo della vita, il primo mondo della nascita del feto. Bene,
Do il via alle telefonate, se qualcuno volesse telefonare. 049 anch'io. Dimmi. Pronto qua. Guarda, la trasmissione è veramente interessante, perché io ho sempre amato gli animali e ho sempre pensato anch'io che loro possano pensare o essere un po' più evoluti di quello che si pensa, insomma. Un dubbio mi è messo in testa e ti sono veramente grato. Allora, dicevi che gli animali adesso, elefanti, un po' tutte le specie, stanno evolvendo nuovamente, no? Ci sono dei salti evolutivi, certo, anche nell'uomo c'è. Esatto. Dunque, il discorso è, se rimaniamo sul discorso che anche l'uomo deriva dalla scimmia, giusto? L'uomo deriva dal battere. Ah, ok. Comunque il passaggio prima dell'uomo sarebbe la scimmia. Diciamo che esistono varie stratificazioni cerebrali, dire la scimmia è una cosa molto generica. Diciamo che ci sono tutta una serie di mutamenti che vai dal brodo primordiale con tutte le trasformazioni fino a ciò che sei oggi. Sì, il dubbio che mi è messo in testa è che l'uomo adesso si trova in un altro momento, insomma, storico, quello che può essere, o comunque è sempre in corso su evolversi ancora, no? Cioè, ci sono stati scoperti due geni che sono estremamente recenti, uno a 30.000 anni, un altro a 5.000 anni, che stanno ristrutturando la struttura dell'uomo, però chiaramente è tutto un corso ancora. Ok, e a questo punto il mio dubbio è, la scimmia arriverà di nuovo, cioè le scimmie che arriveranno tra anni e anni diventeranno uomini? Forse non so se loro diventeranno uomini, cioè io non prenderei la domanda. Allora, in stregoneria non esiste un modello di verità, capisci? Cioè esiste semplicemente il togliere quelli che sono gli ostacoli davanti alla vita, ma non esiste un modello di verità, per cui noi non sappiamo cosa diventeranno. Certo, ci sono delle trasformazioni, sono trasformazioni che nascono in continuo. Cioè la natura fa miliardi di esperimenti, qualcuno gli riesce, la maggior parte falliscono, chiaramente oppure vengono riassorbiti, sì. Però è in continuo, cioè è un crogiolo di vita, capisci? E sì, la vita stessa si trasforma, vede, capisci? Si vede chiaramente anche, certo, questa cosa. Il punto è appunto se l'uomo è arrivato tramite, insomma, da scimmia evoluta, come mai le scimmie adesso non hanno fatto questo salto? Probabilmente non hanno avuto bisogno di farlo, no? Cioè le trasformazioni ci sono quando c'è bisogno delle trasformazioni, altrimenti non... Va bene, devo mettere giù perché devo chiudere la trasmissione. Okay, dai, grazie alla trasmissione. Ciao, ciao. Mi interessava cosa. Ok, ciao. Ciao, ciao. Eccolo qua. E io vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda trasmissione e parleremo della vita fetale. Ciao a tutti e a risentirci allora alle ore 19. Ciao ciao ciao.